Amici, benvenuti in un nuovo video. Stiamo andando un po' in giro con Santo Subito e come non approfittare per farvi un'altra prova su strada, vloghettino così semplice semplice, stavolta di questa tinta qua, che è una tinta della Coast, che io praticamente sta marca, allora, a parte il fatto che ho visto che stanno aprendo un negozio al centro commerciale, e il centro commerciale è il Campania praticamente, non so per chi fosse della zona, insomma, lì lo dovreste trovare perché stanno aprendo proprio il negozio monomarca, non ce la posso fare, monomarca della Coast, però io in realtà l'ho trovata al mercatino perché non so per quale motivo la Coast in realtà non la vendono nei negozi. E l'ho presa per 4 pleurini. Ho scelto questo colore qua. Questo è praticamente lip, come si dice? Varnish? Varnish? Ah, vernice per le labbra. Della Finish Matte c'è scritto. E praticamente per portarmi un pochino avanti con la prova su strada, ne ho già messo uno strato senza matita. Si è già asciugato, però raga, non ecco, beh, come hai fatto a capire che mi serviva l'ombra, amore mio? Bravo. Ecco, cioè, lui è perfetto. Allora, praticamente, come potrete notare, la prima passata, al di là del fatto che ho le labbra io un po' sminchiate, non è molto coprente, cioè secondo me bisogna fare una seconda passata. Adesso ci do la seconda mano di verniciatura e vi faccio vedere tra poco com'è, però vi ripeto, secondo me è meglio se la fate asciugare e poi date una seconda passata, perché altrimenti questa qua non si stratifica bene e poi se non si asciuga bene, ecco, già ci ho provato. Quindi l'ho fatta asciugare, adesso do una seconda passata. Allora, ho fatto la seconda passata, eccoci qua. Allora, quello che vi posso dire essenzialmente è che è molto difficile metterla in modo omogeneo. Oddio, se ce la faccio a posare il cellulare, praticamente mi auguro che si veda. Allora, vedete che ad alcune parti sembra più scuro, un pochino più chiaro. Non sono io che sono difettosa. Sì, anche, però praticamente quando la stendete fate una prima passata, aspettate che si asciughi. Quando andate a mettere la seconda passata dovete mettere il prodotto un pochino alla volta, perché se ne mettete troppo fa queste macchie ed è molto difficile metterla in modo omogeneo. Però diciamo che, insomma, se lo vedete da vicino si nota qualche macchiettina dove è più scuro, però in realtà guardate, cioè, fa un effetto meraviglioso sta tinta. Ora è asciugata, sì, ora è asciutta. Un'altra cosa che vi voglio dire, e non so dove devo guardare su questo telefono perché non è il mio. Allora, prima di farla asciugare bene, non andate a fare questo movimento, se no se la va a portare da una parte e dall'altra. Allora, voi la mettete, aspettate giusto quei 20-30 secondi che si asciuga e poi dopo diventa bella, insomma, matto, vedete? Cioè, vediamo la prova no transfer. Male. Sì. Allora, rimane un pochettino, diciamo, vedete queste poche macchie. Sì, ci sono delle macchiettine, però non è transfer, cioè, vedete? Lascia giusto qualche macchiettina, però non. Vabbè, vediamo adesso come andrà. Allora, qui Santo Subito ci suggerisce di andarci a fare un aperitivo. E chi sono io per dire di no? Allora, praticamente io vi posso dire che è no transfer, ok? Però non so per quale motivo, forse perché l'ho dovuto stratificare, mi rilascia qualche, ecco, vedete, qualche microgranulo, qualche piccolo micro, non vi so dire, pezzettino di colore. Questo probabilmente, e questo me lo faceva pure quell'amica, leggermente, perché purtroppo essendo un colore scuro e avendolo dovuto stratificare, non ce la posso fare, purtroppo appunto rilascia un pochettino di colore così, ma cioè non macchia in realtà, fa solo queste, lascia questi pezzettini, ma non macchia.
E niente, mo ci andiamo a fare l'aperitivo, così vi faccio vedere dopo l'aperitivo che cosa succede. Fa un caldo della malora, su quanti gradi stiamo? 28,5 gradi, 0,5 mi raccomando. Ma vi dico che è un colore eccezionale, cioè è molto bello, se non fosse per questo fatto che purtroppo non si stende in modo omogeneo, ma raga, è un problema di tutte le tinte scure, purtroppo lo sto vedendo. Allora, siamo seduti al bar, stiamo aspettando per ordinare l'aperitivo, però vi voglio far vedere una cosa. Io ho solo bevuto dalla bottiglia, e a parte che sulla bottiglia non ve lo faccio vedere perché è una schifida, però c'è rimasto un pochettino delle macchiettine. Ma vedete che qua già se ne sta andando. Facciamo schifo, come al solito. Facciamo vedere il delitto, non c'è più niente, non c'è più niente, facciamo schifo. Comunque, questa è la situazione dopo l'aperitivo, guardate qua, si è tolta, perché ho notato che quando si bagna, vedete qua dentro, guarda qua, proprio, quando si bagna se ne cade praticamente. Non è una bella cosa, comunque vabbè, adesso ci sta ancora e non la voglio ritoccare perché se non parlo è fattibile. E se non parlo praticamente è abbastanza fattibile, però io parlo sempre, quindi si vede una cosa. Abbiamo trovato i vestitini, da me non ci stavano. Guardate quanto sono carini. Sono bellini questi, sono belli. Che colori ci sono? Eccoci qua, io mi sto sguagliando che oggi ci sono stati 28 gradi, ora sono ancora 25 gradi e sono le 8. Quindi adesso andremo a... Ah sì, 30 gradi, sì, vabbè, ma io ormai... Allora, sono le 8 e questa è la situazione. Guardate, qui dentro non c'è più, qui sopra non c'è più. Oddio, io non so se finirlo qua il video o se, perché praticamente è quasi andato. E se andiamo a mangiare la pizza, ragazzi, secondo me tempo un paio di morsetti e se ne va praticamente. Quindi niente, allora. Perché il problema è questo, io la vedo molto molto simile alla tinta di Anika. Ora, la tinta di Anika, io se vi ricordate gli diedi un 7,5 perché il problema di quella tinta là era sempre questo, il fatto che poi quando se ne va via vi fa questo brutto effetto così. Però sono delle tinte queste che nel momento in cui le indossate con una matita sotto, io non l'ho fatto perché voglio farvi vedere l'effettiva consistenza. L'effettiva consistenza, ma che state la durata effettiva senza matita. Allora, a promuovere io la promuoverei, però le do un 6,5 perché rispetto a quella di Anika io ho notato che se ne va prima ancora, cioè se ne va via ancora prima e fa molti più pezzettini. Quindi già se voi la inumidite, al contrario dell'altra, questa qua quando si inumidisce se ne va un pochino via a pezzi. Quindi secondo me non so dove cacchio sto guardando praticamente, perché devo guardare là ma mi guardo là. Comunque, le do un 6,5. Sono sicura che con una matita sotto migliora sicuramente, però vedete, comunque continuo a lasciare questi pezzettini. Io non so se dal video si riesce a vedere, vedete? Questa qui della Cost, 6,5, va, ma diciamo che se ne dovessi riprendere un altro penso che non la riprenderei. E noi ci andiamo a mangiare la pizza, vi auguro buona giornata e buona serata, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Un pollicino in su se vi è piaciuto il video, mi raccomando. Ciao!